in un rapporto di solitudine e preghi il Signore che ti vada bene, perché chiunque può essere espulso in qualunque momento. Io ho vissuto tanti licenziamenti, mi sono occupato di tanti licenziamenti. Quando in una fabbrica hanno licenziato un operaio perché si era recato il posto di lavoro armato con pistole, il licenziamento era legittimo, era giusto. Quando hanno licenziato a Taranto lavoratori che spacciavano cocaina, il licenziamento era legittimo, giusto, direi sacrosanto. Quando l'ingegner Riva all'Ilva di Taranto ha licenziato 8 operai che erano delegati sindacali, io l'ho chiamato a telefono e gli ho detto: ingegnere, io non voglio fare il ficcanaso, però il licenziamento di delegati sindacali non è un problema suo, è un problema di tutta la Puglia, è un problema della democrazia. E lei deve sapere che da questo momento tra me, Regione Puglia, e lei, Ilva di Taranto, non c'è più alcuna relazione finché lei non ripristina la legalità e non riassume quei lavoratori ingiustamente licenziati. E lui dopo 20 giorni li ha riassunti e abbiamo ricostruito un rapporto ordinario. Ma capite che cosa accade? In un mondo come questo, in cui non ci sono certezze, non c'è un'immagine di futuro, si vive alla giornata, si vive come acrobati, si vive in condizioni davvero da esercizi di sopravvivenza, cade un altro pilastro della nostra civiltà. Perché lo Statuto dei diritti dei lavoratori era la conseguenza, diciamo, naturale di ciò che i nostri padri costituenti avevano scritto nell'articolo primo della Costituzione repubblicana. Fatemi fare una riflessione su questo punto. Perché avevano scritto così? Perché avevano scritto quella frase così curiosa? L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Noi abbiamo una colpa, amici e compagni della sinistra. Abbiamo banalizzato le cose importanti della nostra storia e della nostra vita. Le abbiamo ripetute come se fossero delle giaculatorie, delle frasi retoriche. Quella frase è, come posso dire, un capolavoro di rapporto con la storia. Era accaduto questo, che nel Novecento, all'inizio del secolo che abbiamo lasciato alle nostre spalle, masse sterminate di lavoratori, lavoratori poveri delle campagne, lavoratori poveri dell'industria, ponessero il problema della libertà, la loro libertà, essere liberi, per esempio, non essendo più soggiogati dal dominio di un caporale. Essere liberi come si è quando si ha una prospettiva di autonomia e di indipendenza economica. Cioè i moderni, il proletariato urbano e il proletariato delle campagne, i nostri contemporanei, avevano posto il problema che non c'è libertà se non si parte dalla questione sociale, che il nesso libertà e lavoro è un nesso inscindibile. Non è più la libertà dei filosofi e degli intellettuali che galleggia per aria, è la libertà che guarda la tua condizione materiale di vita. Se hai paura e se hai fame, forse la tua libertà è precaria, è un guscio vuoto, è una bolla di sapone. E infatti il fascismo che cos'è? È la risposta al movimento operaio, al mondo del lavoro che avanza con le proprie richieste, chiedendo diritti, trasformando la propria vicenda in una grande narrazione democratica. E il fascismo come risponde al mondo del lavoro che avanza? Privando tutti della libertà. E questo è un fatto che all'indomani della caduta del fascismo, dei fascismi in Europa, colpisce molto coloro che scrivono la legge fondamentale della democrazia, la Costituzione. E partono di lì. Per quello l'articolo 1, libertà e lavoro sono strettamente connessi, anzi non si possono sciogliere. Se tu non mi dici com'è il tuo lavoro, che qualità ha il tuo lavoro, io non ti posso dire che libertà hai tu. Noi oggi siamo in un posto nel quale la libertà è diventata un'altra cosa. Hai un telecomando, hai 1000 canali che trasmettono a reti unificate il berlusconismo, mattina, pomeriggio, sera e notte. E tu puoi scegliere a quale canale dedicare la tua, diciamo così, adesione passiva al berlusconismo. Io penso che la libertà è spaccare quel benedetto telecomando e occuparsi dei diritti fondamentali delle persone. Penso che la libertà è un'altra cosa.
ma il berlusconismo è morto sotto le macerie dell'Aquila. Lì è accaduto un fatto particolarmente grave. Il racconto del berlusconismo è stato sempre molto convincente. Voi vi ricordate che solo pochi mesi fa, Porta a Porta, che è, diciamo così, è la tromba del berlusconismo, ci faceva vedere le missioni bontà del Premier, che mandava Bertolaso Superman a portare le case ai poveri terremotati dell'Abruzzo, no? E tutti dicevamo, ah, e Vespa si eccitava, guardate la casa, c'hanno pure le cucine, hanno i gabinetti, i rubinetti, e si eccitava perché diceva, ma Berlusconi è strepitoso, è proprio, è un fenomeno a metà tra la maga di Venosa e Vanna Marchi, è qualcosa di inaudito, no? Cioè veramente un fenomeno miracolistico. E naturalmente quante puntate abbiamo visto sulla ricostruzione dell'Abruzzo? C'era un piccolo dettaglio, che la ricostruzione dopo il terremoto in Abruzzo non è mai cominciata, mai. Perché la ricostruzione non è collocare uno accanto all'altro dei prefabbricati. L'Aquila è una delle città d'arte che rappresentano un concentrato di tesori dell'umanità, è una delle più belle città del mondo. Ricostruire è quello che abbiamo fatto in Umbria dopo il terremoto che colpì Assisi, quando abbiamo restituito alle popolazioni umbre, a tutto il mondo, la Basilica Maggiore, la Basilica Minore, gli affreschi, le case del 300, le case dell'anno 1000, quel centro storico, quelle pietre, quell'architettura, perché una città non è mettere insieme delle case magari fatte dagli amici palazzinari di Berlusconi, ma è la storia di quegli spazi così come sono stati organizzati. La tua città, Conversano, è una città unica, è come una persona, un volto particolare. La mia città, io la amo molto, no? Perché mi emoziono, perché nessun'altra città ha quelle cose che ha la mia città. E voi amate la vostra città. Io esco la mattina, vedo il mercato della frutta, e poi c'è la Torre Normanna che mi saluta, e vedo la cattedrale, mi affaccio nel vicolo del centro storico che sembra un pezzettino di mondo arabo, e mi emoziono perché sono la mia città, è il corpo che mi ha accolto, è stata la culla della mia identità, della mia formazione, le pietre sono preziose nelle città. E se io vivessi una tragedia come lo sventramento dell'identità architettonica, urbana della mia città, lavorerei per ricostruirla così com'era. Lì, dopo un anno dal terremoto, non era stato, sono io, no, è il tuo reietto. A un anno dal terremoto non era stato tolto neanche un grammo di macerie, ma c'è perseverare est diabolico. Questa volta sei tu, eh. Buona santa, ma Dio ha inventato le intercettazioni telefoniche. E le intercettazioni telefoniche sono naturalmente la bestia nera di Berlusconi. Perché? Perché ci consentono una certa indiscrezione. Ci consentono, diciamo, talvolta di spiare nella privacy dei potenti quando i potenti giocano ai dadi con la vita degli altri e giocano ai dadi con le leggi dello Stato, con le regole.